Giornata pompeiana per il commissario dell'Unione Europea alle politiche regionali, Johannes Hahn, accompagnato dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini e Graziano Del Rio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Prima della visita agli scavi, nell'auditorium della città antica, è stato fatto il punto sul grande progetto Pompei. 85 milioni di euro investiti per interventi di restauro, manutenzione e messa in sicurezza. 8 i cantieri in opera, 2 i lavori già conclusi. Entro luglio 2014 attesi 2 bandi di restauro, siglato anche un piano di azione. Ai nostri microfoni il ministro Franceschini e il sottosegretario Del Rio. Ma ci sono, non è un mistero, molti anni di ritardi. Abbiamo lavorato intensamente. Oggi firmiamo un programma di azione con il commissario europeo che ci impegna a rispettare i tempi. Il lavoro è un lavoro intenso, le strutture stanno lavorando in tutti i modi, è una grande sfida per il paese, non soltanto per Pompei, dimostrare che si recupera un grande sito archeologico, si valorizza l'area circostante, ce n'è un grande bisogno e contemporaneamente si mantengono gli impegni europei. È una prova di serietà, un cronoprogramma molto preciso, ce la faremo, spenderemo i soldi prima della scadenza. Questo è il frutto di un lavoro che abbiamo fatto con il ministro Franceschini, con la sovrintendenza, il dipartimento mio dei fondi europei. Abbiamo fatto un lavoro molto puntuale e l'abbiamo presentato al commissario proprio perché vogliamo non perdere niente. Quindi se lei mi dice sono ottimista, io sono realista. Il realismo dice che siamo in grave ritardo. Negli ultimi mesi abbiamo recuperato qualcosa di importante, come per esempio qui su Pompei, speriamo di poter fare lo stesso anche su tanti altri progetti. Intervenuti anche il governatore della regione Campania, Stefano Caldoro, e il soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Massimo Osanna. La bella idea di fare il grande progetto, io la rivendico sempre come grande conquista fatta qualche anno fa, insieme al ministro Fitto, poi continuata col ministro Barca, fu un'idea. E insieme al commissario Hahn, che ringrazio ancora perché devo dire non solo il suo amore per Pompei, no, per l'Italia, hanno permesso di avere un commissario europeo molto attento ai grandi temi, ai grandi problemi anche dell'Italia. Quindi insomma sono fondi che ricordo sempre, sono fondi delle regioni, sono fondi regionali che noi abbiamo dato alla sovrintendenza, quindi al Ministero, ora alla struttura commissariale per spenderli. Lavoriamo come stiamo già lavorando da tempo, proprio perché i tempi siano rispettati, secondo l'accordo che però sarà firmato oggi.